runway, style, fame. She likes fashion. Quando io ho fatto la nostra intervista e facciamo di solito sulla partita, io capisco che sono diventato allenatore di questa meravigliosa piazza e che la Ternana è una società importante, quindi io ho parlato da tifoso, come parlano tante persone, forse ecco questo è stato il mio errore, che devo riuscire a capire che una volta dicevo le cose e passavano, questa è stata, che poi... E forse è stato un po' il mio modo colorito da romano aver detto certe frasi, perché ho parlato come io penso. Io sono nato nel 63, l'Italia ho sempre visto la mia nazionale partecipare al mondiale, è stata una reazione così, ma non volevo né attaccare la federazione, gli organi della federazione, l'allenatore Ventura, perché io penso noi a Coverciano lo studiamo perché è uno dei migliori con le due punte centrali, quindi su questo è un maestro. È stato uno sfogo normale di un tifoso della nazionale che però purtroppo o per fortuna ricopre un ruolo importante come l'allenatore della Ternana. Tutto lì, questo è quello. Se c'è qualcuno che si è offeso, il mister Ventura o la federazione nella persona del presidente Davecchio, questo me ne dispiace. Se li offesi, io penso che non sono neanche delle scuse, sono delle cose che Sandro Pochesci è un tifoso della nazionale e come tifoso nazionale, come tutti quanti, vogliamo il bene. Poi aver detto delle cose, sì, forse un po' colorite, magari quando si perde, oggi se avessi perso questa partita, qualsiasi uno mi diceva qualche cosa, diventavo matto, figuriamoci l'allenatore della nazionale che perde una partita 1-0, dove non hanno mai tirato in porta gli avversari e ti ritrovi a giocarti una finale in 90 minuti, ecco, tutto là. Quindi tutto mi dispiace per il mister Ventura, che stimo e che presto incontrerò, perché mi piace, siamo colleghi, e quindi se l'ho offeso questo mi dispiace, ma non era mio intento attaccare le sue scelte o le cose, era solamente un atteggiamento che un tifoso vede una partita e dice porca miseria, non possiamo, dobbiamo far meglio. Finito. Passiamo alla partita di oggi.